titicla, titicle. Te, 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 tu, 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 ta, 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 ta. La serie strutture di monologo in realtà era riferita a delle piccole sorta di micro architetture di invenzione che potessero ospitare al massimo due persone. L'idea del monologo è perché in qualche modo l'attenzione si concentra sul soggetto, il soggetto esperisce un ambiente, l'ambiente in questo caso è caratterizzato da deformazioni, trasparenza, uso di pellicole prismatiche, è soggetto a un'alterazione. In questa direzione piaceva l'idea della riflessione personale, non tanto del contesto socializzante, quanto invece della ricerca individuale, della ricerca personale, e di un accento che si ponesse verso la formazione della persona grazie non alle informazioni, ma all'esperienza. Quello che tutt'oggi ritengo molto importante è che l'arte debba essere un momento di esperienza e quindi di formazione personale rispetto a un grandissimo flusso di informazioni a cui siamo continuamente sottoposti. La formazione per me è data da delle cose che scegliamo all'interno di queste informazioni e che poi rielaboriamo alla luce di un bagaglio personale, di un bagaglio culturale che via via andiamo ad arricchire. In questo senso l'esperienza è una sorta di idea metafisica legata alla meraviglia e alla rilettura di contesti diversi, cioè sovrapporre il contesto artistico, il contesto scientifico e un'idea di paesaggio dato da natura e tecnologia in una situazione continuamente sovrapposta ci porta a esperire una nuova natura, ma a rielaborarlo in maniera nuova e quindi in maniera costruttiva. Per me che sia un acquerello, una bolla che esce da un edificio, oppure una forma di scultura, penso alle vibrazioni sulle pareti, no? Che sono questa sorta di concrezioni sottocutanee alla pelle dell'architettura, ti fa rileggere lo spazio. L'architettura in quel caso diventano come una sorta di punto emotivo dell'architettura che ci dice che siamo circondati da una fenomenologia trasposta grazie al paradosso del linguaggio sculturale e quindi dell'arte. Nel corso della storia sono tanti i soggetti e i modi per cui arte e scienza si avvicinano. La scienza ha bisogno di una modalità di ricerca che porti a un esito sempre concreto, definito, ripetibile per essere valido. E invece l'arte gode dell'irripetibile. Tutte le volte tocca dei tasti che sono profondamente diversi dall'aspetto scientifico, cioè la scienza ha bisogno di un'oggettività di cui l'arte la può travalicare, la può comprendere e andare oltre. Cioè l'arte ci dà modo di uscire da delle definizioni esatte e questo, secondo me, è la prerogativa di legarsi alla poesia, è uno degli aspetti fondamentali dell'arte, altrimenti diventerebbe tutto sociologia, giornalismo, informazione. Invece l'arte va altrove, può parlare a tante persone contemporaneamente, ma spesso lavora sulla singolarità, incide sulla singolarità degli individui, perché in ognuno lascia una traccia diversa. Le influenze sono molteplici perché possono essere osservazioni con la coda dell'occhio, così come letture, così come lavoro di altri artisti, lo stimolo che viene dall'osservazione di altre attività che siano legate alla costruzione ingegneristica piuttosto che alla fenomenologia. Insomma, io cerco di stimolare la mia curiosità partendo anche da delle cose semplici. Per esempio, tutto il lavoro legato ai moduli degli ultimi 5, 6, 7 anni viene dall'osservazione molto empirica che pratico guardando semi, strutture rizomatiche.
un'altra parte del mio carattere che è legato invece a una costruzione più tecnica e quindi a un forte interesse verso modalità di produzione diversi, materiali diversi. Cioè, nell'arco di 20 anni ho lavorato con tutti i tipi di plastiche, siliconi, poliuretani, oggi l'acciaio, il marmo, la carta. Diciamo che la materia fornisce un paesaggio di tecnologia al quale si lega anche la tecnologia più vicina a noi. Le sculture che faccio oggi, che di fatto sono strutture particellari, sono una reazione a questa domanda. Il fatto di cercare una modalità di azione che mi desse nuovamente la libertà di agire, nel senso più legato all'arte della massa e della forma, di un'estetica legata a dei segni, però anche una libertà compositiva che trasmettesse poi tutta un'idea, una serie di concetti legati a delle cose anche esterne all'arte. Quindi, per farla breve, la massa scultorea la faccio deflagrare in particelle, le particelle come un virus, come una pianta, danzano nello spazio riprendendosi lo spazio e partendo da terra andando fino al soffitto e galleggiando in qualsiasi spazio interno ed esterno. Ecco, per me questa è stata una delle forme recenti in cui progettualmente mi sono impegnato di più. All'inizio degli anni 2000, il fatto di aver partecipato nel 2001 alla Biennale di Venezia di Zeman e successivamente nel 2005 sempre a Venezia con questo premio Giovane Arte, per cui l'opera prodotta, che era una sorta di serra artificiale che per me voleva essere utilizzabile dal pubblico e che oggi è di proprietà del Maxi a Roma. Questo lavoro è stato eccezionale perché ho trovato nel mio cammino, nel mio percorso, artisti e galleristi che hanno sostenuto il mio lavoro e che mi hanno dato fiducia, però ho avuto anche una grande ostinazione, nel senso ho lavorato tantissimo, ho prodotto tanto. Ho avuto la fortuna, se vuoi, di trovarmi anche a livello generazionale in una situazione di ponte. Io sono nato nel 69, però conosco anche molti artisti delle generazioni precedenti alle mie. Voglio dire, ho avuto la fortuna di incontrare i poveristi, da Cunellis a Merz, da Zorio a Penone, così come oggi ho la fortuna magari di incontrare Gormley piuttosto che Kapoor, piuttosto che Castaneller. Ho avuto la fortuna di poter dialogare in modo diretto con artisti delle generazioni prima della mia, così come di vedere la generazione subito successiva alla mia e quindi di dialogare anche con delle posizioni culturali, degli approcci differenti, no? Vado? Sì. Chuck? Ricominciamo.